Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio. Oggi parlerò della GoPro Hero 9 e delle migliori impostazioni da usare per quando si va in bici. Oh, si è aperta. Vuole farlo anche lei? Molto bene, cominciamo. Come avrete notato c'è qualcosa di diverso con la mia voce oggi, ma non so spiegare bene cos'è. In qualsiasi caso, avete comprato di recente magari la vostra nuova GoPro Hero 9 e vorreste usarla al meglio per fare i vostri video in bici. Bene, siete nel posto giusto. Vediamo un po' cosa farci. Allora, prima di tutto, la posizione sul corpo è la prima cosa da fare per ottenere il video più fluido possibile. Ci sono un paio di opzioni. Una tra quelle, dato che questa qua ha un nuovo sistema di stabilizzazione abbastanza migliorato, potrebbe essere il chesty, il montaggio sul petto. A mio parere non è un angolo ottimale, in quanto mostra troppo il manubrio e copre gran parte del percorso. Quello che preferisco è il montaggio sul casco. Adesso io ci tengo i denti, perciò indosso sempre un casco integrale. Ed è il casco integrale che mi permette di avere il montaggio, a mio parere, migliore fra tutti, ed è quello sul mento. Io personalmente uso uno dei classici montaggi AJ della GoPro e lo monto sul mento usando delle semplici fascette. Voi, dipendentemente dal casco che avete, potete fare quello che volete. Un'altra delle cose che ho fatto è aggiungere dei segni sia sui piedini della GoPro che sul montaggio, per avere sempre la stessa posizione. Ovviamente dovrete giocare un po' con quello che farete voi per capire qual è l'angolo migliore in cui montarlo e poi farvi il segno. Bene, questo montaggio sulla testa vi permetterà di sfruttare il vostro stesso corpo come stabilizzatore, in quanto la testa di solito è la parte che tende a stare sempre più dritta durante qualsiasi tipo di attività, un po' come i polli, se avete presente il vecchio video. Tolte le parti più tecniche e fisiche, possiamo passare alle effettive impostazioni da usare dentro la fotocamera. Sono molto simili come impostazioni a quelle che ho mostrato nel vecchio video, quello che ho fatto in inglese sulla GoPro Hero 8. Troverete il video nel box qua in alto. Su questa praticamente userò le stesse impostazioni, a parte un paio di cose diverse, e in più aggiungerò un bonus con il nuovo software GoPro, molto sperimentale ma molto utile, che si chiama GoPro Labs. Perciò andiamo nel menu e vediamo un po' come impostarla. Molto bene, una volta entrati nel menu di ripresa, come vedete io ho creato due impostazioni bike, ma noi ci concentreremo solo su una. Bike. Ok, molto bene. Le impostazioni, quelle per me ottimali, sono ripresa a risoluzione piena. Per quanto in realtà la Hero 9 possa fare riprese in 5K, mi terrò sui 4K a 24 frame al secondo, in modo da poter sfruttare la lente Super View, perché il 5K non mi permette di usare il super grandangolo. Hyper Smooth lo terremo chiaramente acceso, e qua non ci serviranno più altre impostazioni, perciò potremo passare direttamente a ProTune, dove di nuovo metteremo il bitrate alto. Questo ci permette di mantenere le riprese a una qualità ottimale durante movimenti molto rapidi. La velocità di scatto la terremo in automatico. E qua devo aprire una parentesi. La stabilizzazione digitale è una cosa che non può sfruttare le classiche regole di ripresa. La classica regola di ripresa di solito prevederebbe quello che viene definito la regola dei 180 gradi. Cioè, se io filmo a 24 frame al secondo, dovrei prendere e raddoppiare quel numero per ottenere la mia velocità di scatto. Quello si tradurrebbe in un 48esimo di secondo. Bene, per la stabilizzazione digitale questa è una cosa che non possiamo fare, perché a un 48esimo di secondo ogni fotogramma avrebbe della sfocatura di movimento, che in una ripresa normale sarebbe molto piacevole, ma per quello che riguarda la stabilizzazione digitale non si può fare, in quanto ogni fotogramma deve essere perfettamente nitido, in modo che l'algoritmo interno allinei ogni frame come si deve. Perciò ricordatevi solo questo: velocità di scatto la metteremo su automatico e poi metterò in atto un paio di trucchetti in modo che resti sempre alto. Uno di quelli sarà più tardi, quando torneremo a casa e ve lo mostrerò sul computer, il GoPro Labs. Ma per adesso, quello che potete fare senza installare nessun tipo di software aggiuntivo è velocità di scatto automatica, compensazione dell'esposizione -1, praticamente direte alla fotocamera sottoesponi un attimo, questo le permetterà di mantenere una velocità di scatto leggermente più alta. Poi, un altro dei trucchetti sarà chiaramente tenere l'ISO minimo al minimo, in quanto se c'è tanto sole vorremmo sfruttare tutta la qualità dei bassi ISO.
ma gli ISO massimi li terremo al massimo, in modo che anche se ci capita di finire in una galleria o in un bosco particolarmente scuro, la macchina tenderà comunque a usare velocità di scatto più elevate, in questo modo salvando la stabilizzazione. Adesso, per quello che riguarda le altre impostazioni, bilanciamento del bianco, di solito lo tengo su quello che viene definito bilanciamento del bianco da giorno, in questo caso 5000 o 5500 Kelvin, varia. La nitidezza ho deciso di cambiare, ho deciso di usare l'impostazione più bassa, in quanto poi in editing io vado ad aggiungerla come voglio io. L'impostazione media andrebbe assolutamente bene, se non fosse che, almeno io personalmente, ho notato che una volta messo il video su YouTube vengono fuori degli artefatti non molto piacevoli. Perciò in questo caso basso e sarò io a decidere quanta nitidezza aggiungere in post-produzione. Colore. Io userò il flat perché faccio post-produzione. Se non fate post-produzione usate assolutamente il GoPro Color, che produce degli effetti assolutamente piacevoli, ma bisogna fare attenzione un po' alle condizioni di luce. Molto spesso tende ad avere un contrasto un po' troppo elevato. RAW Audio in realtà non ci serve perché non andremo a editare ogni singolo file. Vento assolutamente on. È una cosa che mi è capitato di dimenticare ogni tanto e il risultato decisamente non è piacevole. Per quello che riguarda il resto, abbiamo finito con le impostazioni. Con queste impostazioni avrete i video più stabili che potete tirare fuori da questa macchina. Ed eccoci a casa, dove andremo sul sito della GoPro, perciò andiamo su www.gopro.com/labs, dove andremo nella sezione Get Started e scaricheremo uno dei 4 software disponibili. Come vedete, il software va dalla Hero 9 fino alla 7, perciò se avete modelli più vecchi avete fortuna. Una volta scaricato, scompatteremo semplicemente il file e prenderemo la cartella update che si trova all'interno, estrarremo la scheda di memoria dalla macchina, la inseriremo nel computer, copieremo la cartella update direttamente nella scheda, reinseriremo la scheda all'interno della macchina, reinseriremo la batteria e una volta avviata comincerà il processo di aggiornamento. Una volta completato, la macchina sarà pronta e noi potremo, tramite o il sito web o l'applicazione QR Control, che è quella che vi sto mostrando, andare a cambiare i vari parametri. Come potete vedere ci sono varie impostazioni molto utili, ma quella che interessa a noi si trova nella sezione ProTune. In ProTune quello che andremo a cambiare noi è il Shutter Lock. Molto semplicemente è l'opzione che ci permetterà di bloccare il range minimo dell'otturatore. Come vedete qua ci sono i vari angoli di ripresa, come vi spiegavo, uno fra quelli la classica regola dei 180 gradi e poi a scendere. Quello che ci interessa sono i numeri più bassi e più in particolare o il 45 gradi o il 22. 45 gradi equivale più o meno a una velocità di scatto di un 2 centesimo di secondo, mentre 22 gradi andrà su un 4 centesimo. Quello che di solito uso io è il sistema 22 gradi, che mi assicura al 100% di avere una registrazione senza alcun tipo di sfocato. Una volta fatto il settaggio, dunque, nel mio caso 22, avremo un codice QR pronto da scansionare. La cosa è semplicissima. Prenderemo la GoPro, la punteremo verso il codice e il gioco sarà fatto. La macchina è adesso pronta a fare esattamente quello che volete. Molto bene, spero che questa asciugata tecnica vi sarà utile per impostare la vostra macchina al meglio e ottenere i migliori video possibili. Ma per oggi questo sarà tutto. Spero che vi siate goduti
è il primo video in assoluto che ho fatto in italiano, dato che lo avete chiesto in molti, ma per il resto sapete cosa fare. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non vi è piaciuto, beh, dovrete premere quel pulsante due volte perché è l'unico modo giusto per farlo, ma per qualsiasi altra cosa iscrivetevi, date un colpo a quella campanella, lasciate quanti commenti volete, date un'occhiata ai link che metto sempre in descrizione e ci vedremo al prossimo giro. Ciao!